7 luglio, giornata mondiale del cioccolato, come abbiamo già anticipato anche in apertura, motivo per il quale oggi ospitiamo nel nostro salotto delle interviste, anche se in videocollegamento, la presidente della cooperativa sociale Davar di Casal di Principe, la dottoressa Tina Borzacchiello. Ciao, ciao Tina, buongiorno, ben trovata. Buongiorno, buongiorno a tutti. Intanto dicevamo, prima di collegarci con te, che fa un po' strano che la giornata mondiale del cioccolato si celebri durante l'estate, perché è un cibo che prevalentemente consumiamo nel periodo invernale o comunque nelle stagioni più fredde, autunno-inverno. In realtà pare che il 7 luglio sia la data in cui si fa risalire l'invenzione della tavoletta di cioccolato ad opera di Joseph Fry nel 1847. Poi c'è un'altra versione che indicherebbe a questa data anche come la data in cui il cioccolato arrivò per la prima volta in Europa dall'America, era il 1550. In un modo o nell'altro la cioccolata è un alimento buono, sostanzioso, nutriente, certo va mangiato con cura, nel senso che non bisogna esagerare, ma questo vale un po' per tutte le cose, perché poi, come dicono i medici, è la dose che fa il veleno, nel senso che dobbiamo mangiare tutto con moderazione. Perché parliamo di cioccolato con te? Perché, come dicevamo, sei la presidente della cooperativa sociale Davar di Casal di Principe, che a un certo punto ha realizzato questo progetto sociale dolcissimo che si chiama appunto Dulcis in Fundo, cioccolato al di là delle barriere. Quali sono le barriere, Tina, che superate con questo progetto? Dunque, noi siamo una cooperativa sociale nata nel 2002 nella parrocchia di Don Peppe Diana, da soci, da volontari della parrocchia. Insieme al sacerdote, il successore di Don Peppe Diana, Don Peppe Diana è il sacerdote ammazzato dalla camorra 29 anni fa. Infatti l'anno prossimo ci sarà il trentennale, stiamo già preparando, insomma, con i preparativi. E ci siamo guardati intorno, erano gli anni dopo, pochi anni dopo la morte di Don Peppe. Casal di Principe era un paese devastato, perché Casal di Principe è stato prima in mano alla camorra, diciamo, ma proprio in maniera, a Casal di Principe c'era il cervello della criminalità organizzata. E subito dopo, insomma, dopo la morte di Don Peppe, diciamo che, ecco, questo è avvenuto un miracolo, perché la gente finalmente ha capito che forse era troppo ammazzare il sacerdote in chiesa, e allora questa è stata l'occasione, diciamo, per forse la morte di Don Peppe Diana, un sacerdote ammazzato in chiesa, dicevo, per la prima volta nella storia un sacerdote veniva ammazzato in chiesa, e il popolo di Casal di Principe ha capito che forse era ora di finirla. Ed erano proprio quegli anni in cui noi ci siamo guardati intorno e abbiamo capito che dovevamo fare qualcosa, dovevamo dare il nostro contributo come parrocchia. Io ero particolarmente interessata a questo progetto perché io sono la mamma di Ruggero, e una persona adulta con la sindrome di Down, e quindi diciamo che ho visto questa cosa come un'opportunità, cioè creare lavoro, creare, quindi dare dignità a persone svantaggiate. Infatti noi siamo una cooperativa non solo di tipo A ma anche di tipo B, significa che il 30% dei nostri soci sono soci svantaggiati. Quindi diciamo che abbiamo iniziato a lavorare quasi subito, ma l'obiettivo principale, cioè noi non avevamo un posto adeguato affinché i nostri lavoratori svantaggiati potessero avere lo spazio che serviva. Quindi abbiamo chiesto in affidamento un bene confiscato che ci è stato dato nel 2011. Dovevamo creare un progetto in questo bene confiscato, perché il comune magari ti affida il bene confiscato, ti fa anche qualche lavoro, ma poi finisce il progetto, finiscono magari anche un piccolo finanziamento, non so.
Però poi, insomma, il bene confiscato si deve mantenere, insomma, ci sono tante cose da fare, manutenzioni, utenze e roba del genere. Quindi noi abbiamo creato una produzione. E diciamo che siamo stati anche fortunati perché abbiamo scelto un prodotto bello, buono, saporito, soddisfacente. Quindi noi lavoriamo cioccolato. Lo stiamo vedendo anche dalle immagini che stanno scorrendo mentre stiamo chiacchierando. È una storia veramente molto bella, quella della vostra impresa sociale che, correggimi se sbaglio, essendo nata nel 2002, ormai ha più di 20 anni di attività alle spalle. La cooperativa è nata nel 2002, ma noi facciamo anche altro. Noi abbiamo due gruppi di civile convivenza, significa tipo casa famiglia, diciamo. Ok. E, però diciamo, la cioccolateria è partita proprio ufficialmente nel 2015. Però vabbè, sono quasi 10 anni che lavoriamo il cioccolato e esistiamo ancora. Lavorare nel sociale è una cosa Sì, semplicissima. infatti. Significa che noi siamo stati coerenti in questi 10 anni con i progetti che ci eravamo ripromessi. Siamo ancora lì, cioè sono qua a parlare insomma con lei in televisione, quindi significa che valiamo, no? Sì, Significa, ma noi siamo stati. volevo in effetti fare proprio questo ragionamento. Fare impresa oggi non è scontato, non è facile, i problemi sono tanti, le contingenze non sempre favorevoli come la pandemia che abbiamo attraversato, molte volte possono bloccare questi processi. Il fatto che voi siete operativi come cooperativa da oltre 20 anni e che l'impresa sociale che produce il cioccolato ha quasi 10 anni di attività è davvero un bel traguardo. Che cosa vedete davanti a voi? Quali sono i progetti futuri? Allora, innanzitutto per essere coerenti e per avere tanti anni di lavoro alle spalle significa lavorare bene. Significa lavorare bene e significa lavorare prodotti di qualità. Perché? Perché le persone che vengono da noi vengono gruppi quasi tutti i giorni. Noi lavoriamo con le scuole, facciamo laboratorio con le scuole, vengono gruppi da tutta Italia, ma non solo, anche dall'estero, dalla Francia, dalla Germania, dall'Inghilterra. E vengono da noi perché? Perché sono incuriositi. Sono incuriositi perché, ecco, la venire a Casal di Principe in un paese dove fino a pochi anni fa era ad alta criminalità organizzata. Venire in un bene confiscato dove prima si decideva la vita e la morte delle persone e vedere le nostre persone, i nostri lavoratori eccezionali che lavorano con una dignità esagerata. Ma vengono da noi incuriositi, ma anche con la voglia di fare la carità, non so, forse ecco, io sono un po' forse forte nelle parole. Vengono da noi perché vogliono contribuire al nostro progetto, ma noi non vogliamo questo. Noi vogliamo che le persone che vengono da noi vengano perché? Perché noi valiamo, perché la nostra cioccolata è buona e infatti noi siamo stati furbi. Noi usiamo solo prodotti di qualità, noi usiamo cioccolato di eccellenza, noi usiamo cioccolato puro, da noi non esiste surrogato. Quindi quando le persone vengono da noi e comprano perché vogliono contribuire al nostro progetto, quindi con tanta buona volontà, diciamo, noi li lasciamo fare, parliamo del nostro progetto, vedono i nostri lavoratori all'opera e comprano il nostro cioccolato. Ma poi vi assicuro che ritornano a comprare il cioccolato. Comprano il cioccolato perché, non più perché noi siamo una cooperativa sociale, perché da noi ci lavorano le persone in difficoltà, perché siamo a Casal di Principe, perché siamo in un bene confiscato. Vengono nella cioccolateria sociale Dulcis in Fundo a comprare il cioccolato perché il nostro è cioccolato di qualità. Tina, io prima ancora dei saluti finali ti devo fare i miei complimenti perché a parte la passione che traspare veramente potente dalla tua testimonianza, c'è anche tanta competenza, per cui davvero complimenti per il lavoro che state facendo.
E ti volevo chiedere, ecco, lavorando con tanti ragazzi e ragazze speciali, nel senso bello del termine, tu stessa ci raccontavi che sei mamma di un ragazzo con sindrome di Down, se c'è qualche episodio in particolare che ti è rimasto impresso, sicuramente ce ne saranno tanti, qualche bello episodio di questi ragazzi che con il loro impegno, con la loro buona volontà, ecco, vi strappano un sorriso, vi conquistano, vi spingono a fare quello che state facendo. Ci spingono tutti i giorni, hanno una voglia di lavorare esagerata. Io episodio in particolare in questo momento non ne ricordo, ma so solo per esempio che Titti, una persona con la sindrome di Down, una persona adulta, quando le persone vengono da noi e lei magari a volte faccio fare anche qualche testimonianza, no? Per far capire un po' chi siamo, e lei dice la nostra cioccolata fa bene all'anima. E questa è una cosa bellissima. Scrivono lettere tutti i giorni. Se voi venite da noi, abbiamo insieme alle foto che abbiamo un po' insomma affissi sui muri, ci sono le loro lettere, i loro, ecco, la loro voglia di dire grazie, perché purtroppo le persone in difficoltà, quando si pensa alle persone disabili, si pensa sempre ai centri di riabilitazione, dove le persone vanno. E per tutta la vita ricordano le cose che non gli funzionano. Invece da noi no, da noi no, da noi vengono e noi dimentichiamo completamente quello che non hanno. Usiamo, passatemi il termine, insomma, giusto per farmi capire, usiamo quello che hanno. E loro sono grati perché si sentono dignitosi. Anche con i contratti di lavoro, no? Per loro, insomma, significa aver raggiunto lo scopo di una persona adulta, insomma, quello che è giusto che una persona adulta faccia. Perché io vi assicuro che noi con il nostro progetto abbiamo dimostrato alle persone che vengono da noi che qualsiasi persona con qualsiasi disabilità, certo non la persona allettata, ma una persona che riesce a muoversi, se viene messa nelle condizioni esatte, nelle condizioni giuste, dove si rispettano i loro tempi, dove si rispettano i loro spazi, dove c'è aria di casa, dove si respira aria di casa, queste persone riescono a fare delle cose meravigliose. E loro, cioè, se venite da noi è un piacere guardarli mentre lavorano. Io sono assolutamente convinto di quello che dici e ti ringrazio davvero tanto per la tua testimonianza perché è stato un momento veramente bello e prezioso stamattina che addolcisce questa giornata mondiale del cioccolato. Quindi viva il cioccolato, viva Dulcis in fundo e viva la cooperativa sociale D'Avartina. Speriamo di rivederti e risentirti presto con altre nuove, tante belle notizie, per cui per il momento ti ringraziamo e ti auguriamo buon lavoro perché sei davvero, ecco, un seme prezioso per la tua comunità. Grazie, grazie. Purtroppo le cose quando si fanno col cuore non sono faticose. Buon Grazie. lavoro anche Grazie Tina, a te. Buona giornata. quindi arrivederci a presto e buona giornata mondiale del cioccolato a te e ai nostri telespettatori. Noi ci fermiamo solo per qualche istante e poi torniamo di nuovo insieme.